ancora al vaglio degli inquirenti l'accaduto di questa notte nella centralissima via della Gaia che si affaccia su piazza Sant'Oronzo, il salotto di Lecce, il cuore storico della città barocca, se si tratti di balordi locali in preda probabilmente ai fumi dell'alcol e dell'esaltazione oppure di turisti che si sono lasciati andare a comportamenti fuori da ogni regola e norma di buona civiltà. Ancora non è chiaro se si sia trattato di una rissa o di una bravata, vasi in pietra leccese ed in plastica che delimitano l'area di esercizio esterna di un noto ristorante locale sono stati distrutti e buttati per terra. Increduli gli esercenti commerciali, gli cittadini che al loro risveglio hanno dovuto fare i conti con la distruzione delle fioriere. Arrestato ieri sera a Gallipoli Stefano Grammatico, 46enne di Napoli, con l'accusa di truffa, ricettazione e furto aggravato. L'arresto è avvenuto per mezzo di un'esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Perugia. Il catturando si sarebbe poi allontanato da Napoli e recato a Gallipoli. L'uomo aveva ricevuto l'ordine di carcerazione per cumulo di pene, come la vendita di falsi iPhone in territorio umbro. I carabinieri ionici nella serata di ieri hanno avuto delle segnalazioni riguardo due soggetti napoletani piuttosto sospetti. Dopo accurate ricerche, i due sono stati rintracciati in un noto ristorante di Gallipoli mentre stavano cenando. Sentito il pubblico ministero di turno, Grammatico è stato tradotto presso la casa circondariale di Borgo San Nicola. La posizione del suo amico è ancora al vaglio degli inquirenti. Proseguono gli allenamenti di Capitan Miccoli e compagni per il derbino contro il Barletta, che ieri li ha visti impegnati in una seduta a porte chiuse al mattino presso il comunale di Squinzano. Si sono allenati regolarmente tutti i componenti della rosa, ad eccezione di D'Ambrosio e Vinetò, che hanno svolto un lavoro a parte. Per la gara di domani, inoltre, torneranno a disposizione Caglioni, Abruzzese, Lopez, Martinez e Bogliasino, che hanno scontato la squalifica. Buone notizie quindi per il tecnico di Fossano, che potrà contare regolarmente sul rientro del Romario del Salento, che è guarito anche dallo stato influenzale che lo aveva costretto a saltare gli allenamenti negli ultimi giorni. Per la giornata di oggi è prevista la rifinitura sempre a porte chiuse al Via del Mare, poi diramazione dei convocati a squadra per il ritiro.